prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. 15-8 minuti primi, buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è lunedì ed è l'ultimo giorno del mese di agosto, quindi siamo al 31 agosto. Non potevamo mancare con il nostro appuntamento settimanale insieme alla giornalista Alessandra Iannello, la sua The Way of Life, le strade della vita. Di strade parleremo proprio anche oggi con Alessandra. Perché? Perché più che di strade parleremo di piste, insomma, di piste ciclabili. Ma sentiamo un pochino che cosa ne pensa lei. La salutiamo subito. Alessandra, buon pomeriggio, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di ecosostenibilità, di un grande boom che le due ruote stanno vivendo. Tu che cosa hai da raccontarci? So che in Italia ci sono delle iniziative meravigliose. Al di là delle città dove le piste ciclabili stanno facendo gridare allo scandalo, sì. Qua a Milano le piste ciclabili portano via spazio, parcheggi, macchine, certo, sono pericolose, sì, per, sì, i pedoni, insomma, sì, ne dicono di tutto. Anche a Torino. Le piste ciclabili, mi sembra che lo stesso stia accadendo a Torino. Sì, assolutamente, anzi la sindaca è stata più volte invitata a dimettersi per tutte le piste ciclabili che sta realizzando, quindi direi... questo anche qua da noi, anche, ecco, qua da noi, anche il sindaco Sala ha questi problemi. Però, questo va un po' controtendenza, perché il cicloturismo, quindi come lo definisce la Federazione Ciclistica Europea, l'attività di visita ed esplorazione dei luoghi a scopo ricreativo e usando la bicicletta, invece ha un vero e proprio boom. Ma anche perché a livello europeo, insomma, loro sono in Europa, si è molto più avanti di noi, no, con questo mezzo. Ma guarda, il turismo sportivo, l'ha fatto una ricerca Eurosport, ha un valore complessivo di 800 miliardi di dollari. Ecco. Miliardi. Che vuol dire il 10% di tutta la spesa turistica mondiale. È tantissimo, quindi appunto. Ecco. E il cicloturismo ha un ruolo veramente importante. Ci sono un'associazione mondiale che si chiama ATTA, che dice che quasi la metà delle entrate delle agenzie che si occupano di turismo d'avventura è derivato da viaggi in bicicletta e da relativi servizi. Quindi insomma, certo, stiamo parlando di qualcosa come qualche centinaio di miliardi di dollari. È difficile dunque accettare un mezzo di locomozione che fa bene alla salute, perché insomma pedalare ovviamente fa bene e soprattutto ecosostenibile, perché non inquina, certo, e soprattutto snellisce e soprattutto pulisce l'aria, nel senso che si usano meno automobili e quindi c'è meno smog e meno inquinamento. Dà così fastidio? Ma guarda, in Europa anche qui si parla di grossi numeri intorno al cicloturismo, sono 44 miliardi di euro. Sono tantissimi. Che vuol dire 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti l'anno. Beh, è un'enormità. E purtroppo noi non siamo un po' fanalini di coda, perché Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera sono quelli che viaggiano di più sulle due ruote, che poi tra l'altro sono paesi del nord, Alessandra, quindi piove, fa freddo, sì, cioè, voglio dire. Ma guarda, pensa che solo in Germania ci sono 5 milioni e mezzo di praticanti di cicloturismo, con un fatturato di 5 miliardi di euro. Tantissimo, davvero, tantissimo. E in Francia 16.000 addetti, con 7 milioni di pernottamenti e 2 miliardi di euro. Quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? Esatto. Ecco. Quindi bisogna un po' arrendersi, no? Potrebbe essere una decrescita, no? Invece no. Invece noi, guarda, nel 2018, perché è stato pubblicato da poco il primo rapporto sul cicloturismo in Italia fatto da Lega Ambiente, sì, e noi, nonostante siamo meta per tanti paesi stranieri che vengono a fare cicloturismo da noi, sì, solo se
poco più di 77 milioni di euro. Mamma mia, cioè, sono tantissimi, Alessandra. Non so, eppure abbiamo un'offerta turistica che è tra le più variegate. Immagino, certo. Possiamo girare in bici le città. Certo. Che ne dicano i puristi dell'andiamo in macchina, no, le piste ciclabili. Ci sono pacchetti per andare in giro in bici, nelle vigne, in riva al mare. Che meraviglia. Ovunque. E soprattutto noi abbiamo un patrimonio di ricettività che ci permette di andare dagli hotel di lusso, sì, che tra l'altro si sono consorziati in una rete che si chiama Luxury Bike Hotels, sì, fino al Bed and Breakfast, che mette però a disposizione dei servizi particolari per chi va in bicicletta. Sì, ho notato anche quest'anno, cercando di prenotare, che poi non l'ho più fatto, però ho visto che moltissimi hotel offrono nel pacchetto le biciclette. Sì, sì, guarda, ce n'è uno a Livigno che si chiama Montivas Lodge a Bormio, sì, cioè a Livigno, dicevo, in provincia di vicino a Bormio, che dà l'uso gratuito di un e-bike, sì, di una, sì, una e-mountain bike, sì, per ogni prenotazione. Ecco, certo, perché in questo modo chiunque la può adoperare, non occorre patente, bisogna semplicemente rispettare, questo lo ricordiamo sempre, per chi viaggia in città, rispettare le regole, questo è chiaro. E soprattutto mi raccomando caschetto, perché anche se la bici, però quando, sì, si cade, sì, anche con la bici si fa male. Esatto, quindi rispettare tutte le norme di sicurezza e rispettare le regole, poi per il resto si può convivere con le automobili. A questo proposito, Alessandra, ci sono delle iniziative che riguardano la bike per quanto riguarda ovviamente la nostra, il nostro territorio, l'Italia? Guarda, dal 4 al 6 settembre è una delle prossime date da segnare in agenda per chi ama la bicicletta o chi si vuole avvicinare, sì, ci sono i Bike Days che si terranno a Spoleto, ah, e in occasione verrà anche inaugurato il Bike District della Spoleto Norcia, cioè un'area, sì, che comprende una parte della Val Nerina e una parte della Valle Umbra con 7 percorsi permanenti. Ecco, lì sarebbe già interessante fare anche un bel percorso alla ricerca dei tartufi, per dire. Sì, perché ci sono appunto percorsi su strada, fuori strada e misti. Sì, sì, quindi e anche qui ci sono delle strutture ricettive di alto livello, perché andiamo, come abbiamo detto, dal Bed and Breakfast, ma non so, anche da Borgo Brufa, che è conosciuto per la sua spa, è veramente da mille una notte, stellare, che è la più grande dell'Umbria, oppure per chi magari va con i bambini, perché il bello dell'e-bike è che la velocità la decidi tu, e certo, quindi puoi andare, io ho visto in giro per i vari percorsi di cicloturismo, le intere famigliole anche con i bambini. Sì, questo e per chi andrà in Umbria per i Bike Days, gli vorrei suggerire, se ci vai con la famiglia, una sosta a Reletodini, sì, perché all'interno c'è un parco con giraffe e zebre che girano libere. Ah, che bello! E tu in bicicletta ci passi vicino? Sì, o tu cammini anche, stando attenti. Ecco, bello, bellissimo. Sì. Tu... Invece un'altra esperienza carina da fare, sì, è a Comacchio, dove, sì, si può fare andare in barca e con la bici. Cioè, aspetta, fai il giro della salina, sì? Una parte in bici, ah, e una parte in barca. Ah, pensavo che fossero delle barche che come i pedalò, no? No, ecco, quello. Ho capito. E poi sempre per le città il Best Western di Parma, sì, ha disegnato insieme a un'associazione di cicloturisti della città una pedalata di 36 chilometri, sì, per vedere le ville o i luoghi di interesse artistico della zona, ma anche di interesse gastronomico, perché c'è una tappa, sì, che è al Museo dei Salumi.
Ecco. E insomma, tu mentre mangi e vai a fare anche un pochino di tour gastronomici, pedali, e quindi il problema non sussiste, no, della linea, va bene tutto, certo, consumi. E lì puoi anche insomma dire chi se ne frega, tanto ecco, poi ecco. Vado, faccio un salto al museo del prosciutto e dei salumi, ecco, parmenti, ecco. E poi magari faccio, allungo un po' l'itinerario, così non mi si ferma tutto sui fianchi. Insomma, sembra che il cicloturismo non abbia effetti collaterali, anzi. No, anche perché il bello del cicloturismo è che si adatta, come dicevamo prima, sia a qualsiasi età, sì, quindi lo possono fare anche i bambini, ma sia a qualsiasi forma fisica, perché con le e-bike adesso, con le bici elettriche a pedalata, sì, assistita, quella assistita, così, sì, anche chi ha una preparazione atletica, certo, veramente, certo, pari a zero, certo, come ce l'ho io, si fa dare un aiutino tranquillamente, ecco, i suoi giretti in tutta sicurezza. Ma se mica sei in Piemonte o qualcosa del genere, magari, o anche in Lombardia eventualmente, o magari un pochino più avanti, non sei al corrente di queste cose, oppure c'è, guarda, non c'è nessuno? In Piemonte so che tra un po' partirà, come sappiamo, le cantine aperte, sì, e ci sono diverse associazioni cicloturistiche che organizzano tour, per esempio nelle Langhe, nel Monferrato, bello, proprio andando di cantina in cantina, che bello, andandoci in bici. Ma Alessandra, tutte queste cose dove tu le metti sul tuo blog, sulla tua pagina, quindi sì, i nostri amici possono, sul mio blog, oppure le trovate nei miei articoli sulla stampa, ecco, di gusto, brava. Comunque un diciamo riassunto di tutto è sempre sul mio blog o sui miei profili social. Allora, la cosa importante che io voglio ricordare ai nostri amici ascoltatori di cercarti, come, sì, prima di tutto come Alessandra Iannello, sul tuo profilo, che immagino sia pubblico, certo, non ci sono impostazioni di privacy, ecco, sono pubblici e quindi li trovate, esatto, tutto, esatto, in questo modo è più facile, insomma, cliccare sui vari indirizzi lì, i link che tu posti sicuramente del tuo blog, sì, e tutti gli, sì, articoli, sì, sì, che scrivi, quindi non è impossibile rimanere aggiornati attraverso i tuoi articoli, no, i tuoi percorsi. E poi se qualcuno si è perso qualche indicazione, basta che mi scriva, sì, e io gli mando tutti i riferimenti per adesso organizzare qualsiasi tipo di vacanza. Bene, questo è importante, io ti ringrazio per averlo ricordato ai nostri ascoltatori. Immagino che questa, la settimana scorsa ti ho lasciata che scrivevi, questa settimana invece cosa fai? Sto scrivendo di una cosa bellissima, di un giardino che c'è in provincia di Bologna, che si chiama il Giardino degli Angeli, sì, e che è stato fatto dal papà di una bimba che non c'è più, sì, e proprio per ricordarla, perché lei passava di lì andando a scuola, sì, solo che una malattia l'ha portata via, e quindi il papà ha iniziato a, diciamo, ristrutturare questo spazio verde, e la cosa bella è che ha forma di cuore. Ah. Perché il sentiero che attraversa il Giardino degli Angeli è fatto a forma di cuore, e ogni tappa ricorda un momento particolare vissuto dalla bimba. Bellissima. Bologna, hai detto? Sì, vicino a Bologna. Anche questo naturalmente è un articolo che dovrà ancora uscire, immagino. Sì. Uscirà nella rubrica Clorofilla della Stampa, sì, nei prossimi giorni. E per chi ha voglia, invito a votare nel sito del FAI, il Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme, sì, come il giardino dell'anno. Bene, allora a questo punto, visto che abbiamo parlato di cicloturismo, io non posso fare nient'altro che, per chi volesse riascoltare per avere nuovamente tutti gli indirizzi, tutto quello che è stato detto, o per chi lo ascolterà per la prima volta, di guardare anche la foto del podcast che tra poco diffonderemo su tutte le piattaforme digitali, perché ci sarà ovviamente Alessandra Iannello in bicicletta, giusto? Assolutamente, certo, le dobbiamo fare a tema, dobbiamo foto, contestualizzarti, e per forza. Ti assicuro che non è stato fatto solo per fare la foto, e poi mi sono fatta una sgambata
più di 30 chilometri in provincia di Alessandria. Quindi sei in perfetta forma. Non vedo l'ora di... La perfetta forma è un'altra cosa, però diciamo... Dai, diciamo che ti stai impegnando, Alessandra, anche perché insomma tu sei anche un'assaggiatrice, tu mangi, bevi... Sì, non posso dimagrire per contratto. Esatto, ma poi non ci piaceresti neppure, insomma, intanto chiariamo che non sei una cosa enorme, sei una persona normalissima, prima di tutto, perché sai, noi donne cerchiamo sempre di... Grazie. Ci dipingiamo sempre più grosse di quelle che siamo. In realtà tu sei una persona normalissima. Fortunatamente, malgrado il tuo lavoro, sei una persona normale. Riesco ancora a entrare nelle porte passando da davanti. Rimaniamo bene. Rimaniamo in attesa dei tuoi percorsi, delle tue strade di vita. Sono tantissime. Devo dire che ultimamente ti stai molto dedicando al turismo e ti ringrazio. Fino a quando perlomeno questa lunga, diciamo, parentesi estiva non terminerà, poi incomincerà quella invernale, ovviamente, no? E certo, poi sì. Parleremo. Guardate che ho già pronti tutte le indicazioni per i mercatini di Natale. Ehi, brava, questo tieni qui che ti volevo. Quanto manca Natale? Ah, non lo so, però prima dobbiamo andare a Napoli, a San Gregorio almeno, per fare l'albero. Oh, bene, allora è già un'atmosfera che mi piace, vedi, sarà perché sono stufa del caldo, però già questa atmosfera mi piace molto. Bene, ti ringrazio. Ecco, lì sì che bisogna prendere appunti per vedere dove fare gli acquisti. Eh sì, brava, noi insomma abbiamo tempo per arrivarci, ma ci arriveremo con te insieme, ovviamente non avremo possibilità di sbagliare. Grazie Alessandra per essere stata con noi e ti aspettiamo la prossima settimana. Va bene, grazie a voi di tutto. Grazie anche a voi cari amici per averci seguito fin qui. L'appuntamento con Alessandra Iannello e The Way of Life è rinnovato alla prossima settimana, sempre su Radio Dream on Fly alle 15. Con Radio Dream on Fly si vola in alto.